Violentissime raffiche di vento e pioggia battente, danni pesanti soprattutto negli stabilimenti balneari nella zona delle Focette a Marina di Pietrasanta, dove in mattinata si è abbattuta una violenta tromba d'aria. Danni? Danni parecchi, cioè parecchie tende rotte, pali rotti, roba storta, tende strappate, lettini rotti. Dicevo che ho 64 anni, tra pochi giorni sono nato qui e 5 generazioni che si fa questo lavoro, io una cosa del genere non l'ho mai vista. Davanti ai miei occhi vedere portare via tutto è veramente increscioso. C'è stata una tromba d'aria, praticamente ha sbriciato l'inverosimile, dalle tende a pattini di salvataggio, tutto quanto. Non c'è stato nessun ferito e la gente è riuscita prima a rimanere chiusa nel braccio cabine e poi quando è passata sono andati via tranquillamente, beatamente. Ovviamente piove sul bagnato perché già siamo a corto di materiale, di personale, tutto quanto. Per di più c'è da ripristinare in prossimità del fine settimana. La spiaggia è per i clienti nostri, quindi veda lei quello che facciamo. L'ondata di maltempo ha causato danni e disagi in diverse zone della Versilia. Danneggiati i tetti di alcune abitazioni, problemi nel centro storico di Camaiore, strade temporaneamente chiuse alla circolazione dei veicoli, interruzione a tratti dell'energia elettrica.